Questa è la volta che YouTube mi butta giù un video. Sex Story di Cristina Comencini e Roberto Moroni. Quando i cespuglietti stavano alla RAI. Sì, per cespuglietti non intendo quelli fatti di foglie. Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Script, la rubrica per tutti coloro che vogliono essere sceneggiatori, ma non solo. E ho visto Sex Story di Cristina Comencini e Roberto Moroni, un documentario fatto con materiale preso da Rai Teche, ovvero un archivio gigantesco di materiale principalmente televisivo, di reportage, programmi televisivi, film trasmessi durante tutta la vita di Rai. E dentro queste teche Cristina Comencini e Roberto Moroni hanno trovato degli estratti che raccontassero la rappresentazione televisiva della sessualità e della donna in particolare. E quindi ho deciso di fare una lista del perché, secondo me, tutti dovrebbero vedere Sex Story. Numero 1. Ci mostra veramente la qualità artistica delle nostre produzioni tra gli anni 60 e gli anni 80. La televisione Rai di quegli anni era veramente di qualità eccelsa, qualità nelle riprese, qualità nella costruzione dei programmi, nelle scenografie, movimenti di macchina, musiche, recitazione e conduzione. Soprattutto per chi magari come me è più giovane e non ha avuto la possibilità di vedere con i propri occhi quello che la televisione faceva, è veramente, veramente interessante. Numero 2. Sex Story ci mostra un paradosso socioculturale di quegli anni. Anni che da una parte erano anni della liberalizzazione della donna, liberalizzazione culturale e sessuale, anni in cui si cercava di lottare per i diritti civili e la libertà di espressione, ma che dall'altra erano in realtà ancora estremamente retrogradi, dove c'era ancora l'uso di fare test di verginità alle ragazze che si dovevano sposare, dove le ragazze non potevano andare a giro senza accompagnatore o roba del genere, ma dove dall'altra parte si faceva vedere il corpo della donna come appunto un corpo che stimolava le fantasie, quindi oggetto di fantasie, oggetto di perversioni, mi viene da dire. Quindi da una parte l'italiano diceva no, perché la donna deve essere casta, così, e poi contemporaneamente la camigliina sexy, la spallina sexy, fino ad arrivare a veri e propri corpi nudi o seminudi. Numero 3. Ci viene mostrata una Rai molto diversa da quella che conosciamo oggi. La nostra Rai è una Rai, forse, mi azzardo, che ha un po' da una parte subito gli anni del berlusconismo, della competizione, che l'hanno di conseguenza resa meno dura, meno coraggiosa nei confronti del proprio pubblico. Se adesso abbiamo una Rai, mi viene da dire, una Rai che potrebbe essere la mamma, perché mamma Rai comunque, ma mamma di figli grandi che escono, che scelgono di andare con altri, quindi che scelgono di guardare Mediaset, che scelgono di guardare Netflix, e quindi la mamma apprensiva li vuole tenere e quindi li coccola, gli dà quello che vogliono, si abbassa in qualche modo al loro livello comunicativo, al loro livello di comprensione, non ha il desiderio di sfidarli, i suoi piccoli, ha desiderio di tenerli con sé. Questa questione non c'era prima, perché prima c'era solo lei. La Rai era la mamma, ma era la mamma severa, la mamma che faceva il servizio pubblico, che aveva il compito di educare i suoi piccoli, e quindi era una mamma che non aveva paura di mostrarsi
più colta, più con conoscenze superiori rispetto a quello che era il suo pubblico, perché era la RAI una autorità che il pubblico rispettava e dalla quale imparava. Prendiamo Non è mai troppo tardi col maestro Manzi, che insegnava a leggere, o in generale all'epoca, dal programma più di intrattenimento al reportage ai dibattiti, la RAI si poneva come un interlocutore che comunicava e insegnava un senso critico ai suoi spettatori, che se li intervistava e sentiva le loro opinioni, no? Andava a intervistare magari appunto l'omino al lato del bar che diceva che le donne non possono andare a giro da sole, ma lo faceva in un modo molto ironico, molto critico, in modo tale da far capire comunque al proprio pubblico che certi tipi di pensieri devono essere messi in discussione. Forse ti imboccava un po' troppo, però la sensazione che io ho avuto vedendo questi clip, perché poi alla fine io mi giudico unicamente su ciò che ho visto, ma l'impressione che ne ho avuto è di una televisione intenta a insegnare un senso critico a favore dell'evoluzione del proprio pubblico, a favore del progressismo culturale. Non per forza progressismo in generale, ma progressismo culturale. E di questi tempi è una cosa che sinceramente non si trova più. Secondo me è uno dei motivi per cui altre serie, soprattutto quelle americane, soprattutto quelle magari HBO o Netflix, piacciono tanto, è perché sono delle serie intelligenti, scritte in modo intelligente, che ti fanno muovere questo cervello, che ti stimolano, che ti fanno sentire più intelligente quando le vedi. Ma non hanno queste serie ovviamente nessun obiettivo di servizio pubblico, non ti vogliono mica insegnare niente, e infatti solitamente vanno a parlare con chi già ha dei livelli socioculturali abbastanza elevati. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che forse il servizio pubblico, le trasmissioni, si è un po' perso questo intento di stimolare la crescita culturale e il pensiero critico dei nostri spettatori. Magari lo si fa coi bambini, ma dopo un po' è come se no, dai, adagiamoci, diamogli quello che vogliono. E purtroppo temo che davvero questo sia una conseguenza della competizione, dell'inserzionismo, della necessità di vendere spazi pubblicitari, perché se si dà al pubblico quello che vuole, il pubblico resterà. Ma, e qui mi rivolgo alle mamme eventuali o ai padri che mi guardano, magari veramente si riesce a far crescere un figlio dandogli tutto ciò che vuole? Veramente un figlio cresce e impara a parlare e a distinguere ciò che è giusto o sbagliato se noi parliamo a lui come se fosse, cioè se parliamo a lui come lui parla a noi? Secondo me no, e quindi per questo io vi dico guardate questo documentario, perché vi fa riflettere su questa questione e io spero che torni prima o poi questa corrente o ne nasca un'altra, perché abbiamo bisogno di educare il nostro pubblico. Non possiamo permettere che chi parla dall'alto parli la lingua di quelli più bassi, perché altrimenti la lingua sarà una lingua becera, emozionale, di emozioni che non sanno essere spiegate perché la gente non ha gli strumenti per farlo, e quindi si tornerà a ragionare come dei bestioni. Motivo numero 4: perché è pieno di te.